Mister Achille Grieghe, dal 1990 che si organizza questa manifestazione, sono più di 30 anni, sì. E il successo è sempre lo stesso. Allora, questo torneo è nato come fa la canzone di Gino Paoli, Quattro Amici al Bar. Chi erano questi quattro amici? Era il compianto amico Ubaldo Scalera, Franco Russo di Sparanise, Mario Grasso di Rocco Bonfina e Enrico Mottola di Teano. Questi quattro amici diedero inizio a questo torneo che poi sono subentrato io e l'abbiamo un poco migliorato, ma non perché l'abbiamo migliorato perché loro non erano in grado, anzi, loro erano troppo bravi come organizzatori. Però poi sono uscite nuove regole e ci abbiamo dovuto affiliare al CSI, altrimenti non si poteva giocare. Comunque siamo dal 1990 organizzando questo campionato, questo evento, e anche quest'anno siamo riusciti nel nostro intento. Il primo tempo che si è giocato con bel tempo, voi ne eravate presenti, stavano circa 400 persone, poi purtroppo è venuto a piovere e parecchi sono andati via. Comunque una buona nutrita persone alla premiazione ci sono stati. Che dire, organizzare un evento del genere è un poco difficile, bisogna combattere con parecchie teste, uno la pensa in una maniera, uno la pensa in un'altra, poi io sono un poco impulsivo, molte volte alzo la voce, ma non lo faccio per cattiveria, a me è il mio modo di fare e apparentemente sembra che mi arrabbio, ma io non mi arrabbio mai con nessuno, però questo è il mio modo di fare e questo purtroppo lo devono accettare gli altri, come lo accetto pure io, come accetto pure le cose. Io accetto tutte le critiche possibili e immaginabili, però sull'organizzazione bisogna stare calmi. Per esempio, c'è stato pure qualcuno che ha detto: ma perché abbiamo giocato a Pietravairano sul campo in erba di Pietravairano quando ci stanno 3-4 sintetici sulla zona? Allora, perché giochiamo su questo campo? Perché questo memorial, questo è nato, questo torneo è stato fatto con un memorial per 7, 8, 10 amici, dalla terra sono passati al cielo prematuramente, tra cui anche mio figlio Paride, ed è stato intestato la Supercoppa a Paride, un trofeo che le è stato consegnato dall'altro mio figlio Federico questa sera. E allora ho detto: la finale, l'ultimo atto del campionato, questo è l'ultimo atto del campionato, lo facciamo sempre o a Pietravairano o a Canello Santa Lucia o a Vairano Patenora, che è la nostra identità geografica. L'Alto Casertano si identifica in queste tre zone. Fino adesso nessuno ha detto niente, questo era, però probabilmente sono entrate nuove squadre, nuovi giocatori che non lo sapevano, purtroppo hanno fatto un po' di polemiche, però come ho spiegato tutto ai responsabili hanno capito e hanno chiesto pure scusa. Però voglio dire, noi ci dobbiamo ricordare di quelli che sono passati prima di noi, che hanno dato il buon esempio. Io ho fatto quattro nomi, uno non c'è più, Ubaldo Scalera. Ubaldo Scalera è stato l'artefice principale di questo torneo. Purtroppo alcuni anni fa è venuto meno, l'anno scorso se non sbaglio, è venuto meno io lo saluto sempre, lo stimo, l'ho sempre stimato. Gli altri amici, Mario Grasso, sta in avanti con l'età, ma comunque sta nella nostra organizzazione, è ancora membro della nostra attività. Lo stesso dicasi per Mottola, e questo è. Purtroppo ci stanno delle regole e noi ci atteniamo a quelle regole. E purtroppo lo so, a uno che agisce, uno ti dice che hai fatto bene, l'altro ti dice che hai fatto male. Io, per quanto mi riguarda, cerco di fare sempre bene e andiamo avanti. Al di là delle polemiche, però, oggi quello che emerge, si è visto anche in campo, è la lealtà, i valori che può trasmettere questo torneo. Allora, il nostro caposaldo, e io l'ho scritto su tutte le nostre carte federali che noi abbiamo conservato, perché noi siamo dovuti costituire in associazione, il calcio non ha età. Vivilo con sportività, lealtà e amicizia, vivrà di più. Questo è il caposaldo del nostro campionato e bene o male lo facciamo, anche se purtroppo in questo campionato se ne sono viste di cotte e di crude,
ma non per colpa nostra, ci sta qualcuno che è uscito fuori dal seminato e si è preso la squalifica e si terrà la squalifica. Però noi cerchiamo di inculcare sulla lealtà sportiva, è il caposaldo, punto. Al di là di tutto, chi si sente di ringraziare? Io voglio ringraziare in primis quelli che ci hanno ospitato oggi, Cristian Ibello, che ci ha ospitato, ci ha messo a disposizione la struttura, che lui sono due o tre mesi che è il nuovo diciamo custode del campo sportivo qui di Pietraverano. Ringrazio pure la Max Fon per le coppe che ci ha portato, ci ha omaggiato, e ringrazio tutte e 24 le squadre, 26 le squadre che hanno partecipato a questo campionato, e a tutti gli atleti, perché tieni presente che raggiungere 960 atleti non è poco. Il nostro campionato è fatto da 960 atleti.